La foresta di Città della Pieve è molto cara alla nostra famiglia, prima di tutto perché è testimone di una storia. C'è una tradizione contadina che amo molto in Umbria, che prevede che a ogni nascita si pianti un albero. La nostra famiglia, legata al legno e alle foreste da sempre, ha fatto un passo in più e a ogni generazione ha piantato un'intera foresta. Sono 160 ettari che la nostra famiglia ha coltivato attraverso le generazioni. 11 chilometri di percorsi didattici consentono di attraversarla e di viverla e soprattutto di capire il rapporto fondamentale tra uomo e natura. Nel 1969 la generazione di mio padre e dei suoi fratelli, in occasione della nascita della nostra, mise a dimora in 25 ettari la foresta che oggi è stata protagonista della nostra esperienza di foresta che suona. Tutto comincia con l'idea di dare un significato diverso alla parola natural genius e tentare di portare il significato vero di quella definizione che venne fuori in un progetto che seguimmo negli Stati Uniti proprio insieme a Listone Giordano, Andrea Margheritelli, e ci interrogavamo su come presentare la natura del marchio Listone Giordano alla comunità di architetti di New York, e venne questa idea in cui quel marchio potesse essere la summa e l'equazione, il risultato di un'equazione che metteva insieme genialità e natura. Nel corso di 150 anni di attività imprenditoriale, quattro generazioni che si sono succedute, il rapporto tra natura e genialità è stato un filo conduttore costante. Natural Genius nasce come pensiero culturale promosso dalla Fondazione Guglielmo Giordano, che ha avuto per teatro e ha tenuto a battesimo il Guggenheim di New York. Oggi è protagonista anche della nostra collezione presente in 50 paesi del mondo. E poi accade che proprio quest'anno veniamo a conoscenza di questo progetto scientifico che utilizza il monitoraggio e i dati che possono venire dal tronco di un albero, da quello che un albero riesce a trasmettere attraverso dei monitor applicati direttamente sul tronco, chiamato Talking Trees, consente a questo team scientifico che studia le foreste di avere dati sul monitoraggio dei cambiamenti climatici. Il progetto Talking Trees si deve al pensiero congiunto di Riccardo Valentini, già premio Nobel nel 2007 per la pace, in veste di scienziato dell'IPCC, oggi protagonista dei lavori del Centro Euromediterraneo per i cambiamenti climatici, e di Antonio Brunori, PFC Italia, che hanno unito le forze e noi volentieri e con grande gioia abbiamo collaborato mettendo a disposizione questo patrimonio forestale. E questo ci ha fatto accendere una scintilla, perché ci è venuto in mente che se gli alberi potevano parlare, sarebbero anche stati in grado di suonare. Da lì l'idea che la comunicazione, la strategia di comunicazione da quest'anno in poi per Listone Giordano potesse non seguire vie tradizionali, ma potesse diventare invece un impegno, un'azione che l'azienda metteva in campo, tentando di individuare chi tra i giovani talenti che sono in giro per il mondo riuscisse a interpretare meglio questo legame intimo fra genialità e natura. Federico Ortica ha progettato un'installazione che farà suonare la foresta, un'installazione che permetterà agli alberi, attivati da dei sollecitatori acustici che sono applicati esattamente come i monitor di cui ho parlato prima, direttamente sui tronchi, permetteranno agli alberi di emettere un suono, di far diventare la foresta un grande strumento musicale. La collaborazione con Listone Giordano nasce dall'interesse comune di lavorare e sperimentare con un materiale nobile come il legno. La mia ricerca artistica si basa sullo studio delle risonanze acustiche che i materiali hanno quando vengono messi in vibrazione. Sono rimasto affascinato la prima volta che Federico Ortica ci ha mostrato le prime sperimentazioni, la capacità di rendere la natura e la musica anche unite e percepire proprio con i sensi le vibrazioni. Questo mi ha trasmesso un grande senso di autenticità, e l'autenticità è una parola chiave per Listone Giordano da sempre.
nostra curiosità è stata capire come può suonare un albero quando viene messo in risonanza e come si possono creare degli ambienti sonori in un posto come questo. Il risultato finale è stato: facciamo suonare una foresta. Quello che abbiamo pensato di fare è semplicemente accompagnare il lavoro di Federico, seguendolo passo passo, proprio partendo dai primi momenti di lavoro, dagli schizzi, dalle idee, abbozzando quello che sarebbe successo poi, fino all'installazione finale, invitando persone vere che assisteranno a un vero concerto dove lui dirigerà degli alberi che suonano. E quello che vogliamo riprendere è un reale momento di autenticità in cui genialità e natura producono un effetto unico. Quindi non creare un filmato per comunicare, ma comunicare attraverso la verità, l'autenticità di una vicenda reale. E quella che Federico ci ha offerto è stata una straordinaria vicenda reale. Sono Federico Ortica, This is my forest. Una foresta cresce, respira e ci fa respirare. Ora sappiamo che può suonare. Genius.